vicenda è partita in maniera del tutto assurda e indecente, accusandoci di essere socialmente pericolosi per essere stati in Siria, aver sostenuto la guerra contro l'ISIS. È continuata, e siamo arrivati fino ad oggi, con altrettanta indecenza, con dei salti logici spesso incomprensibili. Si è passati dal fatto, dalla nostra partecipazione al conflitto siriano, dalla parte di chi combatteva contro l'ISIS, siamo arrivati oggi a doverci confrontare su tanti piccoli fatti successi nella città di Torino, dove anche la nostra difesa ha messo in luce che questi fatti per lo più sono presi in una maniera molto parziale, molto strumentale da parte sicuramente di una porzione della Procura di Torino e della Polizia di Torino. Ha dimostrato che quello che era sotto i riflettori oggi, di cui veniamo accusati di essere, il motivo per cui veniamo accusati di essere socialmente pericolosi, è sostanzialmente il nostro impegno politico, quello in cui crediamo, le nostre idee. Infatti c'è stato anche il richiamo a andare a vedere le nostre dichiarazioni, i nostri articoli, i nostri libri, che sono tutte cose pubbliche con cui abbiamo condiviso la nostra esperienza, con cui condividiamo anche i nostri ideali, anche la necessità di un cambiamento sociale e politico in Italia, ma che sono tutt'altro che socialmente pericolosi. Anzi, lo si è visto proprio in come, in maniera strumentale, tutto questo procedimento è stato portato avanti, e anche oggi, laddove veniva visto come socialmente pericoloso un presidio pacifico davanti a un locale per i diritti di un lavoratore che doveva essere pagato e che non era pagato, ed è stata minimizzata, no, l'entità di questo fatto. Per cui